Sì, un lavoratore può avere il diritto di utilizzare l'auto aziendale per attività non legate al lavoro, ma solo se questa possibilità è espressamente prevista nella lettera di assegnazione del veicolo o nel regolamento aziendale. In assenza di tali indicazioni, l'auto deve essere utilizzata esclusivamente per gli spostamenti legati alle attività lavorative. Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Questo è Pillole di Lavoro e nella puntata di oggi parliamo dell'uso dell'autovettura aziendale. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di iscrivervi e di lasciare un like al video per supportare il canale e per darmi una mano a portare avanti questo progetto. Grazie ragazzi! È fondamentale che il dipendente utilizzi l'auto aziendale nel rispetto delle regole stabilite dall'azienda, senza approfittare del beneficio. Qualsiasi violazione delle direttive aziendali può comportare la revoca del diritto all'uso del veicolo e, nei casi più gravi, portare fino al licenziamento. L'uso dell'auto aziendale è uno dei fringe benefit più comuni, termine che si riferisce ai benefici extra salariali che arricchiscono la retribuzione complessiva del dipendente. Accanto a vantaggi come l'uso di un alloggio, l'auto aziendale è uno dei benefit più apprezzati. Questo tipo di benefit è regolato dalla legge, in particolare dal testo unico delle imposte sui redditi. L'articolo 51 di questo testo è fondamentale, poiché stabilisce come il valore dell'uso dell'auto aziendale debba essere incluso nel reddito del lavoratore. In base a questa norma, il valore tassabile del fringe benefit può variare fra il 25% e il 60% del valore calcolato secondo le tabelle ACI, che stimano il rimborso spettante al dipendente per l'uso di un'auto propria, basato su una percorrenza media di 15.000 km all'anno. Queste regole, però, si applicano solo alle auto aziendali con uso promiscuo, ovvero quelle che possono essere utilizzate sia per fini lavorativi che personali. Tale possibilità deve essere chiaramente specificata nella lettera di assegnazione dell'auto, che di solito include anche le linee guida per l'utilizzo del veicolo. Le aziende italiane generalmente prevedono due modalità principali di utilizzo dell'auto aziendale. Primo, uso promiscuo. Questa modalità consente di utilizzare l'auto sia per esigenze lavorative che per spostamenti personali, anche nei giorni festivi. In questo caso, l'auto viene considerata un fringe benefit. Secondo, uso esclusivamente lavorativo. In questo caso, l'auto aziendale è destinata esclusivamente allo svolgimento delle attività lavorative. Non viene considerata un fringe benefit, ma un semplice strumento di lavoro, spesso utilizzato per evitare di dover rimborsare il dipendente per l'uso della propria auto. Se l'azienda non ha predisposto un regolamento specifico sull'uso dell'auto aziendale, il lavoratore dovrebbe chiedere chiarimenti. In generale, in mancanza di indicazioni precise, è consigliabile considerare l'auto come un mezzo da utilizzare solo per fini lavorativi. Se l'uso promiscuo del veicolo non è consentito e il dipendente utilizza l'auto aziendale per spostamenti privati, ciò rappresenta una violazione delle direttive aziendali. Questo comportamento può comportare conseguenze disciplinari, poiché genera costi aggiuntivi per l'azienda, come l'usura del veicolo. Nei casi più gravi, l'uso improprio dell'auto aziendale può portare a provvedimenti disciplinari severi, fino al licenziamento immediato per giusta causa. Lo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione, che legittima il licenziamento in caso di gravi violazioni. Molto bene, ragazzi! Anche per oggi è tutto. Un like al video se vi è stato utile e vi è piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!